dottoressa Colli, a lei la parola in rappresentanza del CDCU e dei consumatori. Grazie, grazie per l'invito. Vi anticipo che io non ho una ricetta. E non sono neanche appassionata, devo dire, al derby fra GDO e piccola distribuzione. Mi limito a esprimere delle opinioni sulla base della conoscenza di come si è arrivati a questa situazione, chiamiamola così con un termine generico, per raccogliere un po'. Sapete, lo diceva anche il professore che ci ha illustrato questa bella indagine, che la norma sulla liberalizzazione degli orari, quando è uscita in Salve Italia, ha raccolto indirizzi e motivazioni che erano state espresse a suo tempo dalla Commissione Europea, dalla nostra antitrust, dalla nostra autorità antitrust e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, oltre che ovviamente dal governo, sia in tema di concorrenza sia in tema di semplificazione. Quindi questa è la fonte. Si è ritenuto quindi che ci sia la necessità di lasciare libertà di impresa, al singolo imprenditore, di gestire il proprio punto di vendita come vuole per dare più servizi al consumatore e di concorrere in questo modo all'obiettivo di rendere più vivaci le città e di rendere dei servizi ai consumatori, contribuendo a sviluppare l'economia nazionale e l'economia locale. A me pare che l'ottica che permea le decisioni, sia quella della Commissione Europea come quella dell'antitrust, sia quella di assegnare la responsabilità della crescita del nostro Paese a ciascuno di noi nella sua qualità di cittadino, nella sua qualità di imprenditore, di contribuente, anche di politico, guardando una società in trasformazione e in veloce evoluzione. Una società che non può avere i confini del proprio comune o della propria regione e neppure del proprio paese, ma che deve almeno andare d'accordo o essere al passo con una società più vasta, quella europea o anche quella mondiale. Come dire, no al provincialismo. Teniamo gli occhi avanti, guardiamo un orizzonte che non è vicino a noi. Quindi è vitale che ogni nostro sforzo, ciascuno per la sua parte e con il proprio ruolo sociale o economico, se è un imprenditore o politico, come dicevo prima, miri a un unico obiettivo, che è aiutare l'economia del nostro paese, dei nostri comuni e delle nostre comunità e rendere attrattivo per i non italiani il nostro paese come conseguenza. Se questo è un obiettivo condivisibile e condiviso da noi, come le liberalizzazioni possono avere un ruolo e possono contribuire a realizzare questo obiettivo? Io ho letto con attenzione l'indagine che stamattina ci è stata anche spiegata e ho visto come sia negativo, sostanzialmente negativo, il giudizio che ne viene dato da tutte le categorie che sono state intervistate. Io attribuisco questo esito negativo non alla norma in sé, ma a come è stata attuata. Cioè, io penso che sia stata attuata, come dire, a freddo, senza una preparazione dei soggetti interessati, senza la predisposizione di piani di valorizzazione e di sviluppo delle città, sia quelle a vocazione turistica, sia quella a vocazione artistica o altro. Cioè, il marketing territoriale è ancora un fatto
vorrei dire elitario, non sufficientemente condiviso, non vede la partecipazione consapevole, diretta, esplicita delle singole persone. Quello che manca, a mio avviso, è una buona regia ad opera delle istituzioni pubbliche e delle comunità, regia delle attività, sia quelle commerciali, sia quelle turistiche, sia quelle sportive, quelle sociali in genere, anche con riferimento, forse direi soprattutto con riferimento alle zone che si spopolano, non solo quindi nelle città che hanno più fortuna, diciamo. Credo anche che non dobbiamo lasciare soli gli imprenditori, specialmente i più piccoli. Questa indagine fa emergere una paura e una solitudine e un dramma, direi anche, soprattutto dei piccoli. Perché sono loro, soprattutto, che devono trovare nell'apertura del negozio l'interesse e l'incentivo a fare impresa. Come istituzioni, allora, io vedo un dovere e un ruolo, istituzioni locali, regionali e comunali, ad ascoltare queste grida, questi lamenti, perché loro chiedono cose molto semplici, me ne sono annotate qualcuna: dal più controlli sugli abusivi, lo dico perché questa è una città di mare, più controlli sull'igiene dei mercati e dei mercatini, questo capirete che anche il consumatore interessa, più controlli sulla provenienza dei prodotti, no a nuove aperture di centri commerciali. A mio parere ne abbiamo aperti troppi, è stato l'errore, l'abbiamo fatto come politici, come istituzioni prima. Dobbiamo fare più manifestazioni in centro storico, chiedono, giusto? Riqualificare l'arredo urbano, realizzare politiche di rivitalizzazione dei centri storici, riportando ad abitarci le giovani coppie, operando per il calmieramento degli affitti, rivedendo la tassazione, quella dei rifiuti, quella del plateatico, alle insegne, insomma tutto quello che attiene a... e anche ridurre la burocrazia, semplificare e snellire. Sono cose che ho letto e ho trascritto direttamente dall'indagine. Dobbiamo, questo è fondamentale anche per noi cittadini consumatori, dobbiamo creare le condizioni perché la concorrenza si svolga in un ambiente sano, perché sia leale e reale. Anche questo è scritto nella indagine ed è assolutamente condivisibile, è una garanzia anche per noi. Se la concorrenza c'è ed è leale ed è reale, va bene così. Attuando politiche di sviluppo territoriale efficaci, questa richiesta dovrebbe poter essere esaudita, io credo. Nella sostanza, quindi, i consumatori vedono il ruolo degli enti locali, principalmente nel proporre, preparare, organizzare, concertare piani di sviluppo territoriale nei quali le attività commerciali possano essere motore e veicolo di ulteriore crescita, piuttosto che burocrazie obsolete e anzi burocrazie che contrastano norme o giurisprudenza costituzionale. Una parola sul testo in discussione. Io dico che noi non dobbiamo tornare indietro. Trovo molto giusta la previsione dell'istituzione di un fondo a sostegno delle piccole imprese, da intendersi non come un sussidio, ma come un incentivo ad aggiornare e a migliorare la propria ricettività. Ci sono state alcune buone pratiche, alcuni comuni che hanno svolto alcune buone pratiche utilizzando risorse che derivavano dall'urbanizzazione di aree della grande città Gaza, della grande distribuzione, che sono state devolute a vantaggio di servizi per la piccola distribuzione. Non mi pare che siano diventate così prassi generale, no? Regole, però ce ne sono state e secondo me sono da recuperare assolutamente. Ultima cosa è questa che mi sento di dire in questo consesso. Sarebbe sbagliato, credo, partire dalla soluzione dei problemi organizzativi di ciascuno, qui ne sono emersi tantissimi, ognuno
io vi ho detto non ho ricette, sono venuti fuori una serie di problemi vecchi e nuovi che legittimi, che hanno necessità di essere affrontati e risolti, ma nel quadro dei principi che abbiamo detto. Diciamo che la cornice deve rimanere quella, perché è in quella cornice, in parte europea, in parte italiana, che noi dobbiamo inserire le nostre attività, quindi con la gradualità che ci vuole, con il buon senso che ci vuole, con l'amore per il nostro paese e per le istituzioni che votiamo e per il lavoro che facciamo per noi stessi, ma soprattutto per i figli nostri, oltre che per i turisti, con questo mix, questo modo d'essere nuovo che dobbiamo riscoprire, noi dobbiamo trovare le strade per mettere insieme problemi e risposte. Le Cities of Tomorrow sono un utile esercizio di informazione per tutti, perché ci servirebbero per vedere da subito come evolverà presumibilmente o non presumibilmente la società e come la nostra società si vuole caratterizzare, per non subire, per non dare la colpa a qualcun altro di quello che noi non siamo capaci di fare, perché non ce ne importa di imparare, non ce ne importa di sapere che cosa ad altri livelli viene proposto o anche deciso, e quindi la colpa alla fine è solo nostra. Dobbiamo essere soggetti attivi della nostra rinascita, tutti i consumatori fino ai membri del governo.